Allora, buongiorno al pubblico intervenuto e a questa anteprima dell'opera La camicia dell'uomo contento, tratta dalle fiabe italiane di Italo Calvino. Calvino scrisse questo nel 1956 per Einaudi ed è appunto una fiaba che vuole essere, scusate forse la presunzione, ma insomma non mia naturalmente, però nell'averla scelta c'è un senso, una fiaba che vuole essere un insegnamento per le giovani generazioni. Ho scelto un argomento che vi accorgerete insomma è molto d'attualità, non anticipo troppo e quindi insomma il linguaggio è molto comunicativo, i ragazzi si sono impegnati in un modo commovente. Per me oggi è un giorno molto importante perché ho studiato composizione in questo conservatorio con Ivan Vandoor qualche anno fa e vi insegno anche, quindi sono doppiamente coinvolta insomma. E ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare questi compagni di viaggio, non saprei come altro definirli, Gianmaria Liverta per la regia, Sonia Corsini che ormai è diventata un'amica e mi segue in tutte le mie follie, che ha curato appunto il coordinamento musicale per la preparazione vocale, e il maestro Andrea Ferrari e nonché il pianista Sergio Catalano e tutti i ragazzi strumentisti che, di cui i nomi potete leggere appunto nel manifesto all'ingresso. È una storia delicata, è una storia di buoni sentimenti, c'è sempre posto per i buoni sentimenti anche in tempi bui e quindi soprattutto in tempi insomma, non bellissimi, e quindi vi auguro buon ascolto e grazie della vostra attenzione e della vostra presenza. C'era una volta in un regno lontano, anzi no, c'erano una volta in un regno lontano, un re, una regina e il loro unico figlio, un principe adolescente. I sudditi li amavano perché il re governava con giustizia ed umanità, la regina era buona e dolce, il principe bello e gentile. Il loro regno, lambito da fiumi, verdeggiante di terre coltivate e foreste, era prospero e in pace.
generale felicità. Il giovane principe, crescendo, aveva perso il sorriso e con esso l'appetito. Nulla sembrava interessarlo, nonostante il re suo padre organizzasse feste, divertimenti e mille altri diversivi pur di scuoterlo. Egli non soffriva nemmeno di mal d'amore, quanto piuttosto di una cupa ed inspiegabile malinconia.
Il re, sempre più preoccupato, smise di dar feste e decise di chiamare a consulto i medici più famosi del regno. Avrebbero visitato il ragazzo ed espresso il loro parere. «Sì, questa è davvero un'ottima idea», diceva se stesso, col cuore colmo di speranza. Oh,
senza alcun indugio? Agitato, andava qua e là a gran passi, finché iniziò a dare ordini.
ansioso sta per riceverlo. Che tu dunque porti nome di sventura. Tu, il più esperto tra i mendicitari, tu che mai finora hai fallito. Guardami, pelone! Disperato, non sapeva
sapeva davvero cosa fare e non riusciva più neanche a chiudere occhio, perché il principe giovinetto deperiva e ormai non si muoveva più dalla sua camera. Dormiva quasi sempre, di un sonno incosciente e gravato da incubi. Un pettirosso veniva spesso a trovarlo. Si fermava delicatamente sul davanzale della finestra e col suo dolce canto sembrava volerlo rasserenare. In modo irrecuperabile, riuscirono a convincerlo ad andare a caccia per distrarsi. Così, in un batter d'occhio, si svegliarono i cani, si sellarono i cavalli, si chiamarono i musici, le dame, i cortigiani, e all'alba il corteo reale, al completo, avanzò verso la foresta. Era allegro e per darsi il ritmo ed allontanare la solitudine intonava una vecchia canzone. Yeah.
Era così povero da non possedere nemmeno una camicia. Né può bastare una camicia a noi che abbiamo tutto, ma non sappiamo perché viviamo. Impara che la vita è un grande dono. Ama, fai il bene, mantieni il cuore buono. E sarà la felicità che ti cercherà. Thank you.
a sorridere.